Ciao a tutti, io sono Smile e benvenuti in questo nuovissimo video. Rieccoci qui, siamo in due, stavolta nella schermata dei server, perché ebbene sì, però ultimamente ho fatto un sondaggio sul canale che è andato piuttosto bene, devo dire, in quale fondamentalmente io chiedevo in questo sondaggio che personaggio devo fare, un surabianco o un ninja corpo a corpo, perché era da un po' che mi frullava questa idea, vorrei farmi un personaggio nuovo da utilizzare come pseudo pre-OPG. E a quanto pare col 59% dei voti ha vinto il ninja corpo a corpo, infatti quest'oggi lo andremo a creare insieme. E vediamo fin dove possiamo spingerci. Per cui andiamo. Bene, regno sempre rosso, visto che ormai ho tutto praticamente del regno rosso, direi di continuare su questa strada. Allora, ninjetto, ecco qui, ninjetto uomo. Il nome è sempre quello che è. Porca miseria, mamma mia, come cacchio mi devo chiamare? Visto che già mi sono chiamato Smail ovunque praticamente. Pure sai, un ninja chiamato Smail ci sarebbe stato tantissimo, solo che ormai Smail l'ho dato al mio guerriero. Facciamo Smail Pounce? Effettivamente. Boom. È sul serio nato, a quanto pare, il ninja definitivo, il ninja della vita. Allora, c'è da dire una cosa. Caso mai, in un futuro prossimo, c'è comunque il cambianome. Allora, eccoci nel frattempo qua dentro. E appunto, non facciamone un dramma, nel peggiore dei casi, in futuro potremmo anche decidere di cambiarlo questo nome. Oh, mamma madonna, eccolo, Harold, proprio lui. L'ha capito, il nostro Harold, lo aggiungiamo, dai. Questo è il mio ninja definitivo, Harold. Harold è quello che mi ha fatto arrivare qui su Tiger Ghost. Quindi non so se vedrà mai questo video, ma Harold. Cioè, vedete, già siamo praticamente. Abbiamo un inizio molto vantaggioso. Potrei cominciare a leggere le lingue. Lingue Jinno, Giungio, scusami, Shinso no, perché io sono già Shinso. Vediamo un po' come va. Jinno, ah, non posso, giusto, posso leggere per mancanza di esperienza. Comunque, intanto le prenderei. Lingue Jinno e Lingue Giungio. Cominciamo anche lui la lettura. Poi anche il cavallo, ecco, sarà tutto un rodimento di balle. Però una cosa la voglio fare. Una cosa la voglio fare. Intanto, dal mio guerriero, mi passo il manuale di addestramento, cavallo, tranello, c'ho pure un tranello, ottimo, iniziamo bene. Io se ne ho altro manuale di addestramento, però ne ho un altro, grande. Ovviamente quando li potrò leggere, perché per ora, col cavolo, posso leggere anche soltanto una di queste cose, quindi. Intanto accetto. Ah, che bello, cominciamo molto bene, cominciamo avvantaggiati. Vado immediatamente a sconnettere l'account e andiamo subito. Nuovamente su CH1. Bene. Abbiamo i guanti del ladro. Io certo con una valigia di shoppare, di buttare soldi così, non vorrei farlo. In realtà vorrei ogni tanto metterli da parte. Tipo, che sono 10 euro, come se stessi facendo una ricarica. Una tranquillissima ricarica. Sì, come no. E qui, su missione di gioco, armi per giovani eroi, che ancora non ho attivato. In questo caso, farei la seguente cosa, attiverei il Vendicatore di Durendal, la spada, io non la prendo quasi mai la spada nel ninja, però una volta che ce l'abbiamo dici va bene, perché no? Ottimo, vediamo, eccolo, sì, avete capito bene? Sì, e cominciamo alla grande, ah, non ho le scarpe del vento a parte tutto, io devo andare a collegare un altro personaggino, ovvero il mio carissimo Uppatore Nato. Io vi ricordo, insomma, se qualora non l'aveste ancora visto, che ho fatto il video nel quale effettivamente vado a upare un'ottantina di scudi di livello 1 e qualcuno fortunatamente è salito a più 9. E infatti, proprio adesso, uno di questi scudi me lo passo immediatamente, così che già comincio con quella difesa in più, che male non fa. Uppatore nato dei miei stivali, tieni qua lo scudo da battaglia più 9. Te lo voglio proprio dare, te lo meriti, so che te lo meriti, tu ti meriti tutto questo e altro. Boom. Ah, yeah. Grandissimo, abbiamo una sessantina di difesa, cioè abbiamo 60 di difesa. Io molto probabilmente salirò destrezza più che posso, o la salirò più delle mie stesse possibilità. Io adesso attiverei pure Uriel, già che ci sono, forza della saggezza, ok, di nuovo, forza della saggezza, yes, avanti, avanti, ok. Grandissimo, adesso direi che abbiamo questa XP in più. Devo iniziare a fare tutte le missioni. Devo dire che è bella seccatura. Per fortuna abbiamo la nostra cavalcatura che ci rende velocissimi. Mettiamo anche 10 pozioni di 10 velocità in più di movimento. E andiamo ancora più veloci. Abbiamo adesso un 140 di
di velocità movimento, che comunque insomma, non è che sia ancora chissà quanto, però intanto meglio di niente. Queste missioni sono un po' una cafonata pazzesca, una scocciatura, però intanto cosa dobbiamo fare? Niente, avanti. Oh, mi ha fatto già salire a livello 2. Cosa c'è a terra qua? Elmo, scarpe in pelle, tutte cose lisce, ovviamente anche questo bracciale che mi ha appena dato il guardiano è liscio come l'olio. Bene, ma non benissimo. Missione di caccia, missione di lupo, lupo affamato. Facciamo sempre la missione più difficile. Andiamo a parlare col guardiano che ci dirà di andare a far fuori 9 cani selvaggi. Giusto? Ce l'ha già data la missione, vero? Primo esercizio. Sì, dobbiamo andare. E io passerei da qua. Intanto la destrezza aumentiamola. Più alta è destrezza, più danni faremo. Ora al momento, giustamente, non mi sto salendo la, vita, la vitalità. Però non dovrebbe essere questo un problema. Io adesso pian piano, qua c'è un sacco di cose, campane che potrebbero avere potenzialmente bonus e int, bonus e tutto. Già il doppio drop si sta facendo sentire. E andiamo immediatamente dal guardiano, facciamo altri 3 di destrezza. Che bello, come si vola, avanti, yeah, avanti ancora. Devo dire che queste qua sono missioni che veramente un po' ti fanno passare la voglia. Però alla fine, quando vuoi... Uno dovrà pur farle queste missioni, no? Lupo affamato, ecco qua, boom. Andiamo ad accettarla qua, missione di caccia finita, boom, albero azzurro che è senza bonus ovviamente. Altra missione di caccia nuova, lupo affamato sempre, cappuccio in pelle, ventaglio di nera più 2, che belli questi ventagli qua, che droppiamo facilmente. Tante qui possiamo avere tante possibilità di drop, io potrei gildarmi nella mia stessa gilda, effettivamente perché non l'ho fatto, mi chiedo. Potevo già essere gildato e donare esperienza nell'eventualità. Però vorrei, una delle cose da fare, insomma, che vorrei fare è quantomeno cominciare a salire il cavallo. Sì, vorrei cominciare a farlo questo discorso. Solo che, giustamente, devo essere quindi a livello 25 e passo. Sicuramente non sarebbe male avere ben 2 account di PG Schegini da utilizzare. Non sarebbe affatto male. Non è una cosa da sottovalutare. Infatti, casomai, potrei sfruttare questo secondo account proprio in questo modo. Intanto finalmente le nostre abilità abbiamo qui. Ah, wow, che bello, che bello. Marcante ad armi, avanti, avanti, lilla. Ah, questa qua è una delle missioni più seccanti di sempre. In realtà tutte le missioni di Medium probabilmente sono seccanti. Non ce n'è una più o meno seccante. Diciamo che a modo loro sono un rodimento. Adesso abbiamo anche le prime missioni del biologo. Poco a poco, insomma. Qualcuno mi dia qualcosa? Cosa? Goddaura a livello 90. Ma mi ricordavo quel fino a non so quanto tempo fa era a livello 50 e qualcosa, 56. Oh mio Dio. Ci si è dato da fare. Si è dato molto da fare, Veneto, complimenti. Va bene. Aspetta, quale mi devo fare? Lupo affamato. Ok. Bene. Andiamo ad aumentare sempre destrezza. Ricordate, destrezza ci aiuta tantissimo. Cioè, veramente destrezza è quella che permette di eludere, vediamo se è vero, aumenta attacco e fuga, e quindi sì, effettivamente noi grazie alla destrezza potremmo riuscire a subire meno danni e robe simili, esatto, quindi per questo è molto importante averla. Tanto vediamo se ci riesco. Andiamo immediatamente dal biologo, però aspetta, prima di farlo non si sa mai nella vita. Perfetto, adesso sì, con 9 fiori di pesco in tasca, o meglio nell'inventario, forse potremo avere qualche possibilità di riuscire a taglierli tutti. Perché può pure capitare che purtroppo falliscono, a volte, uno rimanente e infine questo. Oh, arma più 4, spada più 4, che in questo caso non me ne faccio niente, avendo quella per giovani eroi. Non penso che lo utilizzerò mai, potrei decidere di buttarla tranquillamente. Questo la buttiamo, destrezza 1. Ok, missione di caccia a proposito, cosa abbiamo? Mi sono scordato di accettarla, lupo affamato, ecco a quest'ora l'avrei già finita. Come se nulla fosse successo. Scudo da battaglia più 0, lo buttiamo a terra tranquillamente. Livello 6, bello, stiamo salendo qua alla grande. Io direi, arrivo a livello 10 e magari lo interrompo questo video, per vedere se eventualmente si può trovare modo di continuare. Libro di formazione, iniziamo subito anche con i libri di trasformazione. Quasi dimenticavo, non posso ancora leggere niente di tutto questo. Andiamo dal guardiano. Devo andare da Iona. Va bene, allora andiamo. Potere rossa XXL, va bene. Avanti. Naso di maiale, ok. Aspetta, sto arrivando, Fabbro. Sto arrivando, Fabrettino.
Avanti, avanti. Oh, c'è di nuovo più grande, grande. Ah, già finito, missioni principali subito. Secondarie, devo uccidere dei mob qua. La missione di caccia dell'Elo 5 ci dice di ammazzare questi e questi per il lupo blu affamato. Speriamo di trovare una Medin e farcela. La nostra prima Medin che ci andremo a fare con il nostro ninjettino di quartiere. Bellissimo. Missione di caccia, vai. Ok, missione viola M, ottimo, ottimo. Missione di caccia nuova. Cinghiale affamato. Cappuccio in pelle. No, c'è quello più zero, anche questa. Con lana, magari a 2000 HP. Non ne ha 2000 HP. Va bene, come ho detto. Andiamo, eh sì, adesso devo andare a trovare i cinghiali. Beh, i cinghiali mi servono forse anche per la missione, effettivamente, del nocciolo di pesca. Nocciolo di pesca, cinghiali selvaggi. Quindi, vuoi o non vuoi, devo andare a farmi fuori i cinghiali. Quindi, i cinghiali penso che tranquillamente ci daranno quello che ci devono dare. Vediamo se è vero. Ancora non c'è caduto nessun nocciolo di pesca. Comunque, a posto, sono già livello 7. Bello, 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 mi piace. Anzi, voglio chiedervi se, qualora, ecco, voi giocaste su Tiger Ghost, non perché voglio fare, voglio chiedere l'elemosina, voglio fare il povero di turno, voglio scroccare cose, no, per carità, non è questo il mio intento, però comunque se avete qualche item da ninja e me lo vorreste gentilmente offrire, e per voi non è un peso, mi fareste un gran favore. Inizierei veramente alla grande, avendo un ninja già carino. Io ho sempre desiderato, sempre amato avere un ninja ben fatto. A volte mi chiedo effettivamente perché quando mi sono andato a mettere qua su Tiger Ghost non ho iniziato direttamente col ninja. Perché? Perché alla fine il ninja può essere una classe veramente tanta roba, se ben gestita, se ben. Perché non l'ho fatto? Non lo so. Non c'è un motivo. Fatto sta, è andata così. Ormai su War ho anche deciso di investire pesantemente. C'ho Aura P, ho tutti gli spazi dell'inventario sbloccati. È un peccato non utilizzarlo. Dovrei utilizzarlo a maggior ragione perché ho fatto tutte queste spesine. Su questo ninja, effettivamente, adesso sì, ho speso questi 10 euro per i guanti del ladro. Quindi sarà un problema adesso. Lo dovrei utilizzare, effettivamente. Libro dell'abilità, corpo forte. Va bene, non è proprio quello che mi aspettavo, però va bene lo stesso. Ah, siamo riusciti a fare la nostra prima metin tranquillamente. Oddio, un po' di danni li ho subiti, però non è stato impossibile. Direi di farci fuori gli ultimi cinghiali affamati qua che mi sono rimasti della missione. Voglio dire una cosa, avrei dovuto dirla all'inizio del video in realtà. Questa è una novità delle novità. Questo penso che sia una novità importante per quel che mi riguarda. E sono lieto di annunciarvi una cosa. Sono felice di dirvi che, ebbene sì, a quanto pare, finalmente a quanto pare mi è stata accettata la partner da parte di Metin 2, la partner a livello comunque, non lo so, ecco, io per esempio ora nella descrizione di questo video e anche nel canale stesso ho messo un link che quando voi ci andate a cliccare sopra vi potete registrare su Metin, però questa cosa non vale purtroppo ancora per Tiger Ghost. Però può essere che più in là, appena ci sarà la campagna proprio Tiger Ghost, mi spiegava Harold, che gliel'ho chiesto ad Harold, mi diceva cerca di vedere se te l'accettano, appena c'è questa campagna fai la richiesta, vedi un po', non ho niente da perdere. Quindi ho detto la devo fare, assolutamente, quando io me ne accorgo la devo fare. Qual è quello che a me interessa maggiormente? Poter essere io il primo a dare i codici d'accesso per Tiger Ghost. Penso che sarebbe grandioso potervi dare i codici d'accesso per Tiger Ghost. Per ora purtroppo, non avendo questa possibilità, sono ogni volta costretto, quando qualcuno di voi nei commenti mi chiede: ah, mi daresti un codice d'accesso ovunque, a chi posso chiedere il codice d'accesso per Tiger Ghost? Ogni volta io sono costretto a dire, dovete andare o da Harold1994 o dalla Triforce Plus. Ecco, prima o poi io spero di poter riuscire in questa cosa, in questo obiettivo di vita, veramente. Però tanto sono contento di questa possibilità che ho avuto, che la Gameforge, non so che Medin, non so, mi è stata accettata la partner. Questa cosa qua per me è davvero importante ed è un qualcosa di aggiunto che mi fa dire bene, fantastico, devo continuare su questa strada, devo continuare a portare Medin, perché Medin piace, vedo un sacco di interazioni e questa cosa qua mi fa tanto piacere. Vi ringrazio
veramente a tutti per il supporto che mi state dando direttamente, sbarra indirettamente, in un modo o nell'altro mi state aiutando. Per ora sto facendo meno live su Twix e spero che magari in qualche modo posso rimettermi a farle. Per ora sono stato veramente, cioè, quindi no. Però vi chiedo, anche se questo link non permette la creazione di un account su TigerGhost, se comunque voi decideste di registrarvi su Medin utilizzando proprio questo link che potete trovare nella descrizione, penso che in qualche modo mi aiutereste. Non so, ecco, qualche percentuale di qualcosa mi arriverebbe. Quindi comunque lo apprezzerei tantissimo. Se ne avete la possibilità di darmi una piccola mano in tal senso, mi farebbe davvero piacere. Comunque, tutto questo, siamo veramente quasi arrivati al livello 10. Io non so se si nota, ma guarda la Medin, ecco, direi di andare a farcela immediatamente. Che volevo concludere arrivando al livello 10 e penso che questa Medin ce lo permetterà. Andiamo sempre con destrezza massima e via. Io direi di attivare anche subito la nuova arma per giovani eroi del livello 10. Dai, ci siamo. Yes, e penso anche qua sempre la spada. Andiamo a metterla. Facciamo più danni. Oddio. No, che cosa vuole questo? No, ma chi ti caga? Ma poi pure con la stola questo. Ma ti senti forte? No, non dico, ma ti senti forte? Siamo entrambi livello 10. Non so se qua pure è una gilda. Il libro è mio. Ti è. Se dico ti è, come penso io, però vabbè. Tu non ti dovevi permettere, io ce la dovevo fare da solo. Tu sei troppo forte, ok? Tu hai la stola, tu hai questo e quell'altro, non si fanno queste cose. Sei veramente una brutta persona. Campana, liscia e libro, infine. Cura, e vabbè. Io, gente, a questo punto farei una cosa. Farei una cosa. E questa cosa che sto per fare potrebbe segnare anche la fine, almeno momentanea. In realtà non lo so, ecco, sarebbe un peccato se potete dare fine a questa cosa. Dovrei continuare ancora per qualche giorno in realtà. Non sarebbe effettivamente molto conveniente mettere la parola fine a questa cosa, quindi forse no, magari non la faccio sta cosa subito. Cioè, non sarà una fine eterna, però intanto, bene sì, ecco, Skeggia Smile, questo personaggio che avevo creato accidentalmente, non doveva esistere, è stato un incidente di percorso. Cioè, questo è un personaggio che ho usato come PC scheggino. Tutto quello che ha al suo interno, tutto, 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 proprio tutto, me lo passo. Quindi vedete, queste qua sono tutte cose. Ok, c'ho anche un abito azzurro più 6. C'ho queste cosine e c'ho anche i pezzi di pietra preziosa. Ne ho ben 36 che possono servirmi sicuramente. E se non sbaglio, mi possono servire anche altre cosette, altri item up vari, la lama arrugginita, altri orecchini di giada, queste altre collane di giada. Boom, boom. E infine, ultimo, ma non meno importante, l'abito cremisi più 9. Il cappuccio di pelle lo posso mettere, l'abito azzurro più 6 lo posso mettere, questo lo posso buttare a terra, gli orecchini di legno più 6 li posso mettere, cappuccio di pelle più 0 lo posso buttare, la collana di legno più 0 lo posso buttare, una collana di rame con un bonus che non ci avevo fatto caso, che l'avevo droppata con un bonus, ma purtroppo non sono HP, ma va bene lo stesso. Ancora punti esperienza in realtà sono molto pochi, se donassi praticamente azzererei quasi l'esperienza, cioè appena arriverei a 20.000 punti esperienza, quindi sarebbero tipo tre palline. Se io cliccassi sul libro per leggerlo, azzererei tutta l'esperienza e rimarrei a livello 10 per tutta la vita, ma siccome io devo salire assolutamente, ecco, a proposito, mi ero quasi dimenticato di salire le skill, quindi prima di interrompere il video del tutto, direi di andare a mettere tutte le skill dove io le metto di solito. Camuffamento non lo salgo, per ora inizierei solo con tranello, quasi quasi. Io potrei in realtà, sì, andiamo col tranello soltanto, perché considerato che ho la spada e attacco solo dalla cavalcatura, le skill le userei poco e niente. Comunque andiamo sempre di destrezza e andiamo sul sicuro. Per cui fatemi sapere se questa serie in cui io porto su questo ninjetto vi può intrigare. Fatemi sapere anche se ho fatto bene a, diciamo, boostarmi, ad aiutarmi anche con la, appunto, con la cavalcatura qui dal personaggio. Ma sono passata, mi sono passato un po' di cose che avevo. Quindi comunque ora, adesso ho un 147 di difesa e appena arriverò al livello 18 ne avrò ancora di più, grazie all'abito cremisi più 9. Quindi ho già delle cosette di base, niente male. E spero ora, prossimo video,
vediamo un po' se possiamo arrivare a livello 20 o 25 addirittura, meglio ancora, vedremo. Intanto vi invito a mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nuovi video e niente, per qualsiasi cosa scrivete, chiedete pure nei commenti. Da Smele Tutto, ciao a tutti e alla prossima.